16 febbraio 1959. Dopo la fuga di Batista e l'entrata trionfale a La Habana, Fidel Castro diventa primo ministro di Cuba. Conserverà questa carica fino al 2 dicembre 1976, giorno in cui viene abolita, per poi diventare presidente del Consiglio di Stato e presidente del Consiglio dei Ministri. È il leader massimo di Cuba fino al 18 febbraio 2008, quando, con un messaggio apparso sul sito di Granma, l'organo di informazione del Partito Comunista Cubano, Fidel Castro affida il governo al fratello Raúl Castro.